Ma forse a qualcuno sembrerà strano, no? Che una prima ballerina venga voglia di insegnare. Beh, io faccio le due cose contemporaneamente. Cioè, non ho smesso di fare la prima ballerina quando ho aperto la scuola e mi sono messa a insegnare. Ecco, invece tutti pensavano, o uno o l'altro, ma anch'io pensavo quando ero piccolina e sono stata alla scuola di Bolshoi, ho visto questi grandi maestri, cioè, vedi, quando diventerò vecchia aprirò una scuola. Invece i casi della vita sono stati tali che nel culmine della carriera, all'età di 34 anni, una ballerina, si dice che dai 30 ai 40 una ballerina dà il meglio, ecco, c'è stata l'occasione, che me la sono cercata ovviamente, perché le occasioni si vengono, ma poi dopo le devi assolutamente cogliere, anche perché avevo delle idee molto precise, per me l'arte è una cosa importante. La mia arte è quella a cui io la donavo, cioè il pubblico. Va bene la scala, ok, ma alla scala cosa do? Ballo il lago dei cigni, ballo la fiaba, e poi un'arte moderna, più profonda, non posso portare dei messaggi. E alla scala c'erano diverse finalità. Allora, faccio per conto mio. Ecco, il fatto per conto mio a quell'epoca è stata una cosa che i giornalisti assolutamente non hanno capita. Ma cosa vuol fare questa qua? Lascia la Scala per andare in provincia? No, andavo in mondo, che provincia? Reggio Emilia era la sede, ma poi ho girato il mondo, ho girato tutta l'Italia, ho portato il balletto da tutte le parti, perché credevo nell'arte, no? E contemporaneamente è stata l'occasione, trovando questa sede molto grande, d'accordo con Stefanesco, ma tu devi aprire una scuola, devi lasciarmi l'eredità, devi lasciarmi tutto quello che hai imparato in Italia, in Russia, nel mondo, lo devi dare alle giovani generazioni. E questo l'ho fatto. Certo che le loro risorse si sono accorciate, ma non dobbiamo aver paura di questo. Una delle qualità che parlavo prima nell'intervista, che la donna ha, oltre ai diversi talenti, è anche quella, una costanza, una marcia in più, una difficoltà andare avanti, ecco. E questo l'ho dovuto applicare. E di pochi giorni fa proprio l'apertura di scambi culturali di nuovo col Bolshoi di Mosca, due ragazze della nostra scuola sono partite proprio ieri alla volta dell'Accademia del Bolshoi per fare un anno, no, un anno, scusate, un mese di studi in quell'accademia. Lo studio è lo stesso, perché noi insegniamo lo stesso metodo, però c'è un livello diverso, perché c'è una scelta incredibile, ci sono migliaia di ragazzi che si presentano. Certo che ci sono dei criteri diversi. Quando ho visto i parametri per prendere una ballerina al Bolshoi mi è venuta la pelle d'oca. Io credo che nessun medico potrebbe approvare quei parametri. Parlo di magrezza. Io sarei stata fuori. Ok, magra sì, leggera sì, perché sono una povera ballerina, non ti può neanche alzare. L'estetica però ci vuole, l'armonia, la bellezza comunque occorre. Cioè, sotto i 20 kg dell'altezza, cioè se un altro è 60 deve pesare meno, 37-38. E questo vale anche per i maschi. Un ragazzo alto 1,80 arriva a 59 kg, cioè sono cose veramente esagerate. Dunque ci vuole una completezza, cioè, io non, queste cose non le approvo assolutamente. A parte che una ballerina italiana, quando va a Mosca, la prima cosa che fa ingrassa, perché c'è un'acqua buona, una diversa alimentazione. Io mi ricordo che sono ingrassata subito, però ho detto, ma l'importante è diventare brava. Poi un chilo più o meno posso perdere quando voglio, digiuno un po', no? Perché grassa no, grassa, una ballerina grassa no, no. E no, 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 ma poi non inculchi nelle persone, nelle ragazze, che la cosa importante è l'estetica. No. La cosa importante sei tu, nella tua completezza, la tua arte, il tuo sorriso, il tuo modo la tua personalità. Perché, non so, mi ricordo che una prima ballerina, Ulanova, era presidente di un concorso ed era insoddisfatta di chi si presentava, delle giovani che si presentavano, perché erano tutte delle macchinette. Poi adesso arrivano le cinesi, arrivano le giapponesi, che sono incredibili, fanno delle cose eccezionali dal punto di vista tecnico. Però ti lasciano insoddisfatto. Allora diceva, ma in fondo i concorsi sono per i cavalli, non sono per gli artisti. E sono d'accordo, io stessa non ho mai vinto un concorso, però forse l'importante è vincere la partita, lo spettacolo, cioè conquistarti le persone. È qui che è importante, cioè,
cosa si differenzia in una scuola da un'altra. La mia scuola è quella del Bolshoi e poi della Scala. No, non è come quella della Scala, non è come quella del Bolshoi. Per me è importante, perché io odio il Dio danza, non sopporto il Dio danza. Se c'è un Dio è quello che è dentro di te, deve sbocciare quello. Ricordo la mia maestra in Russia, che dopo avermi insegnato in una maniera, diciamo, esigentissima, no, tutte le ruote del Lago dei Cigni, alla fine, negli ultimi 10 giorni, mi ha detto: adesso dimentica tutto quello che ti hanno insegnato e balla con la tua anima italiana. Non sei fermata all'anima, interessante questo, perché l'anima mi sarebbe bastato. No, l'anima italiana, cioè tu, con le tue radici, come sei. Dunque, una ragazza ti fa imparare l'importante delle radici. E qua ci sono tante conseguenze. Ora, io ho una compagnia di balletto, quando avevamo le ballerine che avevano 24-25 anni, prima cosa che abbiamo fatto io e Stella Messo è stata chiamarle e abbiamo detto: ragazze, guardate che per noi, se vi sposate, noi non vi licenziamo. È importante per la ballerina. E abbiamo in compagnia diverse ballerine sposate e con figli. Una ne ha due, una ne ha uno, l'altra ne ha ancora uno, ma hanno il coraggio di sposarsi e di avere figli. Si può. La moglie di Stefanesco ha avuto 3 figli e ogni volta ha ripreso a ballare. Certo, bisogna avere un fisico, però nel senso, deve avere un certo fisico che può ritornare. Abbiamo avuto ballerine che hanno fatto esercizi fino al giorno prima del parto, ma abbiamo proprio, certo non faceva il cambrè, cioè non si piegava davanti, però le gambe le ha potute allenare, la forza, no? Nella muscolatura. Dunque, l'importante è credere nella persona che balla, non nella salutizzare la professione, che so anche voi, no? Essere donna, essere complete, anche voi vedo che molto date importanza alla famiglia. Io non mi sono sposata, ma perché non per una scelta particolare, sì, per una scelta particolare, ma tantissime mie colleghe si sono sposate, hanno potuto combinare le due cose. Vedo tutte le nostre ragazze in compagnia che hanno figli o figlie. Ecco, noi cerchiamo di dare loro la possibilità negli orari, in tutto, di poter fare questo e quello. Ma un artista deve essere una persona completa, dunque non puoi essere monca. Ho visto come per Stefanesco era importante avere una famiglia che lo completasse, la sua casa, tutti i suoi hobby, extra danza, extra balletto, perché è un'arte. E la cosa bella che mi è piaciuta della ragazzina che abbiamo visto a Savona, la Berta, era che tutti i pezzi che abbiamo visto erano creati da lei. Ed è importante per una ragazza sviluppare la creatività, sviluppare la propria autogestione, no? Perché a un certo punto anch'io sono diventata una manager, nel senso che ho creato una compagnia, ho creato una scuola, e nel mondo del teatro sono pochissime le donne. Dove cercare direttori artistici, direttori di compagnie, agenti, tutti uomini, assolutamente tutti uomini. Donne ce ne sono pochissime, dunque perché senza volerlo la prima ballerina si sottomette al coreografo, al direttore, e a volte io ho visto delle grandi ballerine, tipo anche l'Alessandra Ferri, inchinarsi a delle mezze figure di uomini, direttori o coreografi, e non dovevano, perché loro erano più grandi, nel senso la loro arte era quella che faceva grande il coreografo, faceva grande il teatro, perché in fondo un teatro è grande perché ha vinto degli artisti che lo devono fare, no? Se non cantava la Callas alla Scala, anche di Stefano ovviamente, anche la Tebaldi, anche Vasperini, anche De Monaco, cioè c'era parità di uomini e donne di top livello, cioè la Scala era zero, no? Se non c'era la portata. In Italia mancano i direttori d'orchestra donne, queste proprio non ci sono, bisogna coltivarli, no? In Russia ne ho trovate 2 di donne, bellissime donne direttori d'orchestra, ma sono molto poche nel campo musicale, perché abbiamo tutta una reminiscenza ancora medievale in cui le donne erano proibite addirittura suonare uno strumento, dunque abbiamo ancora questo. Però pian piano, ma soprattutto è bello che la ragazza sviluppi anche questa parte creativa, come ho visto della ragazzina, e poi dopo anche manageriale, perché poi dopo le professioni che sono nel campo del teatro e della danza sono tante. Io spero che a queste ragazze che sono anche adesso al Bolshoi, aprendo loro una visione più grande, si sviluppino, anche perché non tutte, diciamo, si può diventare prime ballerine, e anche la società non è che ne ha bisogno di così tanti, però altri mestieri attorno a
al mondo della danza, al teatro, insegnanti, eccetera, è importante. È importante avere dei modelli. Io uso dei modelli, parlando dei maestri, no? È importante, io uso dei modelli, maestre donne, perché spesso nella danza la donna insegna alla donna, l'uomo insegna all'uomo, però delle donne complete. La donna, la direttrice della Scala, una donna inglese che era direttrice della Buenos Aires, del collo di Buenos Aires, una donna tutta ad un pezzo, che ci ha insegnato un sacco di regole di vita, non solo l'arabesca, ma mantando il no, la prima cosa che ci ha insegnato è che non si fanno i regali ai maestri. Eh sì, primo giorno, primo Natale, arriviamo da lei, ci dice, ecco, ho ricevuto questo, ti ho fatto vedere cosa ha ricevuto di regalo. Non sapevo chi gliel'aveva regalato, una ragazza di noi, che dice, io non voglio regali. Prende me in mezzo, mi fa fare una bella arabesca, passo, no? Per me che bel regalo è fare una bella arabesca, un esercizio fatto bene. Cioè, ha messo subito in chiaro le cose, invece no, c'è l'idea che per far carriera devi ringraziarti le maestre, no? Questo è importante. E altre cose. Sono le maestre, con la E. Con la E. E non i maestri. Beh, io uso delle cattivissime, diciamo, nella danza, nel senso che purtroppo certi maestri o certi impresari hanno anche dell'influenza molto negativa sulle donne, e questo capita purtroppo. Entra un'altra maestra che ha avuto al Bolshoi, che poi è una donna di una forza, è quella che poi alla fine, mi ricordo, dopo 4 mesi in cui non mi ha lasciato nessuna libertà d'azione, perché mi ha veramente formata e trasformata, e io ho obbedito, però alla fine è quella che mi ha detto, adesso dimentica e balla con la tua anima italiana. Mi portava a teatro, mi faceva vedere gli spettacoli, mi ha regalato tutte le sue acconciature, mi ha dato tutta se stessa, no? Tutta se stessa. Poi adesso dimentica tutto e balla con la tua anima italiana. Prima di buttarmi sul palcoscenico, era quello del Palazzo Congressi del Cremlino, 6.000 spettatori, 20 metri di bocca scena, c'è una pazzia per una ragazza di 23 anni, mi prende la testa tra le mani e mi fa 3 segni di croce sul corpo. Eravamo in pieno comunismo. Lei non ha avuto paura. Io non portavo nessuna croce, nessuno sapeva se ero, come la pensavo. Lei ha avuto questo coraggio per affidarmi a qualcuno che tutto può in quel momento, perché c'è bisogno. Perché, e allora sono quelle persone tutte d'un pezzo in cui che credono veramente nell'arte con la A maiuscola. Allora spero di poter fare anch'io così, con quelli che spero mi affiderete. Grazie, anche per noi.